Quello che stiamo raccogliendo sono cose di prima necessità come calze sterili, cerotti, disinfettanti. Grazie alle persone che non sono indifferenti alla sofferenza del popolo ucraino. L'unico modo di ricevere qualsiasi cosa è quello di un volontariato, di corridoi umanitari. Oggi più che mai ci sembrava giusto dare un supporto alla comunità ucraina perché quello che sta succedendo è inaccettabile ed è impensabile che donne, bambini, uomini, donne debbano soffrire in quel modo. Quello che stiamo raccogliendo sono cose di prima necessità come calze sterili, cerotti, disinfettanti, tutto quello che serve per il primo intervento, il primo soccorso. Chi vuole contribuire, noi abbiamo messo su Facebook giorni e orari non solo del nostro spazio ma anche di altri. La prima persona che ha risposto al primo spazio, che ha risposto al nostro appello è stata la tienda Bottega Solidare, che ringrazio molto, Salvatore D'Amico che si è attivato, ci ha aiutato, ci ha dato una mano. Questo tutto oggi che è arrivato dal Vomero. Io ringrazio molto Vomeresi, ringrazio le persone che non sono indifferenti alla sofferenza del popolo ucraino. Stiamo cercando di raccogliere anche pannolini, assorbenti, tutto quello che serve alle famiglie come prima emergenza. Dormire per strada, dormire sul neve, non hanno ripari alcuni che combattono in prima linea, soprattutto chi adesso soffre pure il popolo civile, perché da qualche giorno hanno iniziato anche ad attaccare la popolazione. Ci saranno dei punti di raccolta, dei pullman che partiranno. E quindi noi lo invieremo attraverso questi pullman. Stanno bombardando, stanno avanzando, non danno retromarcia. I uomini hanno lasciato i famigli, lasciati madri, lasciati figli, mogli e sono andati a difendere la sua terra. E la gente che anche sta soffrendo per mancanza di arrivi di alimentari, mancanza delle industrie che non funzionano più, fabbriche che sono fermate, allora macchine che non camminano perché le strade sono interrotte, i ponti sono stati saltati in aria. Significa che queste persone, l'unico modo di ricevere qualsiasi cosa, di qualsiasi genere, non ci sta a dire cosa, tutto, è quello di un volontariato, di corridoi umanitari.